La maratona concerto di beneficenza a favore degli alluvionati colpiti dal forte maltempo dello scorso 15 settembre che si è svolta alla Rocca Malatestiana di Fano ha riscosso un grande successo. L'iniziativa, con il cuore nel fango, ha visto numeri da record con oltre 50 band presenti, 180 musicisti e due palchi con esibizioni dalle 14:30 fino alla mezzanotte. Questa mattina in comune presentato l'incasso della serata di 23.400 euro. L'assegno è stato consegnato alla Caritas diocesana e sarà diviso per le località di Cantiano, Pergola, Cagli, Frontone e Serra Sant'Abbondio. Adesso attendiamo un attimo l'incontro con gli amministratori per capire come suddividere la cifra tra i 5 comuni e questa cifra verrà poi destinata in accordo con i comuni coinvolti secondo dei criteri condivisi insieme a loro che tengono in considerazione il livello di vulnerabilità sociale ed il livello del danno subito dall'alluvione. A fianco di questa cifra poi verranno anche affiancate ulteriori contributi nel corso delle prossime settimane o mesi. Questo passa attraverso la Caritas anche per accelerare il processo d'aiuto che è più rapido rispetto a tutto l'iter amministrativo, poi per eventuali rimborsi su questo. Ad esprimere grande soddisfazione è stato poi il primo cittadino, Massimo Seri. È stato un bellissimo messaggio, fatta con sentimento, con partecipazione anche nei confronti delle persone, delle comunità che sono state colpite dall'alluvione. È stato un messaggio di speranza, un messaggio di solidarietà, un messaggio di una grande comunità, perché è un'iniziativa che non era della città di Fano, ma di tutto il territorio. Quindi veramente grande soddisfazione, ma soprattutto grande orgoglio di un territorio che sa rispondere in questo modo, trasmettendo un'energia straordinaria. Oltre 250 le persone che si sono messe in gioco tra service, fonici e tecnici, food truck, volontari e così via per una serata dedicata interamente alla beneficenza. Nonostante tutto, nonostante la grande cifra, è stata più la semina che il raccolto, perché si è creato un vero movimento di musicisti, un vero movimento musicale. Di certo non possiamo notare questa cosa, quello che ci sentiamo di fare comunque è in qualche modo trovare la via per continuare questa esperienza, per mettere a disposizione questo movimento così forte affinché i riflettori non solo sul palcoscenico ma anche sulle zone alluvionate non si spengano. 10 ore di musica non stop e più di 2.000 persone intervenute negli spazi esterni ed interni alla Rocca. Visto che si parla di un'altra edizione, quindi di continuare il nostro percorso, ci sarà anche modo di continuare questo discorso anche con altre band e altri musicisti. Un ringraziamento alle anime, ai cuori e alla musica che unisce sempre, che ci dà grande carica e a questa macchina meravigliosa, perché non ho lavorato solo io a questo evento, ma a priori tutti i ragazzi, e i volontari, i fotografi, insomma, ma veramente una macchina che, se ha funzionato, è perché c'è stato un grande lavoro di unione, di consapevolezza, di competenza.